Buonasera, stasera ci occupiamo dell'ordinanza numero 48 del 3 maggio 2020, quindi di oggi, della Regione Toscana che detta disposizioni in merito a misure di contenimento sulla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ordinanza che revoca la precedente ordinanza numero 38, sempre del 2020. Intanto a chi si applica l'ordinanza della Regione Toscana e da dove ne deriva l'applicazione? L'applicazione ne deriva dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile scorso, dove, come sapete, venivano indicate quelle che erano le attività che stamani hanno riaperto le proprie lavorazioni. Quella di PCM nazionale prevede che rimangano in vigore le ordinanze regionali, ancorché più restrittive del DPCM nazionale. Così aveva fatto la Regione Toscana con l'ordinanza numero 38, che prevedeva misure più restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su scala nazionale, ordinanza che poi è stata, diciamo, nuovamente reiterata con questa nuova ordinanza numero 48. A chi si applica l'ordinanza numero 48? L'ordinanza numero 48 si applica in tutti gli ambienti di lavoro, esclusi i luoghi di lavoro sanitari, per i quali ovviamente sono previste altre misure, e anche a tutti i cantieri, per i quali vi è un'altra ordinanza. Si applicano anche a tutti gli uffici, sia pubblici che privati, questa ordinanza, e alle libere professioni, ai professionisti e anche ai lavoratori autonomi nel caso che abbiano un rapporto con l'utenza. Allora, vediamo adesso quali sono le disposizioni dell'ordinanza 48 che quindi le imprese sono tenute ad applicare rispetto alla riapertura odierna. Intanto la questione dei test sierologici, che è la prima cosa che appare nell'ordinanza e che non è presente nel DPCM nazionale. La Regione Toscana prevede al fine di valutare quali siano le migliori azioni da intraprendere nel luogo di lavoro, prevede per la prevenzione e la diffusione del contagio da Covid-19, prevede di adottare i test sierologici. Quali sono, da questo punto di vista, gli obblighi del datore di lavoro? Quella di informare i lavoratori che possono sottoporsi volontariamente, quindi è un atto volontario, al test sierologico che è svolto gratuitamente dalla Regione Toscana e che si può fare presso spazi messi a disposizione dall'azienda stessa o presso le strutture sanitarie convenzionate con la Regione Toscana. Chi lo deve fare? Lo devono fare i lavoratori, cioè lo possono fare, scusate, lo possono fare i lavoratori per la quale la Regione Toscana ha previsto di fare un'indagine prioritaria della sieroprevalenza. Questi settori prioritari sono quelli indicati nell'ordinanza 39 e prevedono quindi una serie di attività per le quali si sta già svolgendo questa attività di sieroprevalenza. Per le attività che hanno riaperto oggi il comparto manufatturiero ed altri comparti,
Al momento questa indicazione non c'è. E quindi si tratta di attività che ovviamente vanno dalla struttura sanitaria, dalle strutture sanitarie private, dalle attività che in questi mesi sono state già aperte fin dall'inizio, per esempio tutto il settore della grande, piccola e media distribuzione. Per queste attività, scusate, quindi è già in essere un'indagine di sieroprevalenza, a quale i lavoratori si stanno già sottoponendo. Successivamente, la Regione Toscana potrà indicare con altre ordinanze anche altri settori per i quali può essere fatta dai lavoratori volontariamente questo test di sieroprevalenza. Quindi è un'opzione volontaria. I lavoratori devono essere informati che possono sottoporsi. Veniamo ora alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro. Intanto per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo di lavoro, la Regione Toscana raccomanda l'utilizzo, ove possibile, di mezzi privati, anche ecologici, quale bicicletta o mezzi elettrici in generale. Qualora questo ovviamente non fosse possibile, si raccomanda nel mezzo pubblico, adottando ovviamente tutte le misure che sono previste per quanto riguarda i mezzi pubblici, che sono anch'esse entrate in vigore da oggi, quindi il distanziamento, bisogna salire sui mezzi pubblici con mascherine e guanti, rispettare a sedersi dove sono indicati i posti di seduta, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il protocollo sulla diregolamentazione, voi sapete che il 24 di aprile è stato sottoscritto tra tutte le parti sociali del governo un protocollo di regolamentazione di misure da adottare nel luogo di lavoro da parte delle imprese. L'ordinanza 48 della Regione Toscana riprende quel protocollo per quanto riguarda il distanziamento interpersonale che in tutti i luoghi di lavoro si deve tenere, riportando questo distanziamento a un distanziamento di almeno 1 metro invece che al metro 80 che era indicato nella precedente ordinanza 38 e l'uso di una mascherina di tipo chirurgico qualora non si riesca a rispettare questo distanziamento di almeno 1 metro. La Regione Toscana raccomanda comunque, laddove possibile, un maggior distanziamento fino ad 1,80 m come misura di miglior precauzione e sicurezza. Quindi, diversamente dalla precedente ordinanza, il distanziamento interpersonale è di almeno 1 metro e l'utilizzo di una mascherina di tipo chirurgico e non della mascherina FFP2, come si diceva nella precedente ordinanza, o della doppia mascherina di tipo chirurgico. Quindi, la Regione Toscana si adegua a quello che è il protocollo nazionale di regolamentazione anticontagio per quanto riguarda il distanziamento interpersonale ad almeno 1 metro e all'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico. Una mascherina di tipo chirurgico. Si raccomanda, ovviamente, vi ricordo che già nel protocollo nazionale si dice che i lavoratori hanno l'obbligo di non presentarsi al posto di lavoro se hanno febbre superiore a 37,5 di temperatura o se hanno altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19. Non devono presentarsi sul posto di lavoro e rimanere presso il proprio domicilio. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori che hanno questo obbligo attraverso,
qualsiasi forma di carattere informativo, quale ad esempio, per esempio, la fissione sul luogo di lavoro, nel posto, diciamo, sì, di maggiore affluenza, d'entrata sul luogo di lavoro dove si timbra il cartellino, sostanzialmente qui dove possono accedere tutti, l'informativa che i lavoratori hanno l'obbligo di non presentarsi sul posto di lavoro se hanno febbre o sintomi influenzali. Quindi rispetto alla precedente ordinanza 38 viene meno il criterio dell'autocertificazione, quindi non c'è più l'autocertificazione da parte dei lavoratori. Questo non era previsto nel protocollo nazionale e quindi anche la Regione Toscana si adegua alle disposizioni del protocollo regolamentare a livello nazionale. Il datore di lavoro potrà e deve informare il lavoratore di questo, che li potrà sottoporre eventualmente al controllo della temperatura all'ingresso in azienda. Ripeto, potrà, quindi è una facoltà. Non è un obbligo. Quindi ogni azienda valuterà se del caso di sottoporre i propri lavoratori alla misurazione della temperatura. Altrimenti, ripeto, l'obbligo che comunque ha è quella di informarli che questa informazione deve essere fatta, deve risultare, informarli che esiste appunto questo obbligo di non presentarsi sul luogo di lavoro. Prima dell'accesso al luogo di lavoratore, intanto il lavoratore deve entrare sul luogo di lavoro munito di mascherina, detergersi le mani mettendo a disposizione dei lavoratori idonei dispenser, gel igienizzante o ove non fossero disponibili, ovviamente attraverso il lavaggio delle mani con acqua e sapone. Questo va fatto prima che i lavoratori raggiungano la propria postazione di lavoro, muniti di mascherina e gel igienizzante all'ingresso. Se il gel igienizzante non c'è, mettere a disposizione immediatamente il primo dove è disponibile il lavaggio delle mani con acqua e sapone. Ricordare ai lavoratori attraverso la fissione, anche in questo caso di manifesti, volantini sul luogo di lavoro, che occorre che il lavaggio delle mani con acqua e sapone deve essere fatto più volte durante la giornata e durante il lavoro. E, infine, deve essere garantita la sanificazione degli ambienti di lavoro con una frequenza almeno giornaliera e comunque in funzione di ogni turno di lavoro, quindi se ci sono più turni, la pulizia va fatta ovviamente alla fine di ogni turno. E in tutti gli ambienti di lavoro deve essere sempre garantito il maggior ricambio d'aria possibile attraverso l'apertura ovviamente delle finestre e degli infissi. La sanificazione come avviene? Per sanificazione si intende ovviamente una pulizia approfondita utilizzando prodotti che sono indicati dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, per quanto riguarda i pavimenti, si utilizza ipoclorito di sodio, vale a dire varichina. Per quanto riguarda le altre attrezzature, apparecchiature, maniglie, tastiere, touchscreen e tutto ciò che sta per esempio in ufficio, in stampanti, computer, ma anche nelle macchine distributrici di bevande, anche alla postazione dove si timbra il cartellino, quindi tutto ciò che è toccato, diciamo sì, dai lavoratori. Prevedere una disinfezione attraverso l'utilizzo di disinfettanti a base di alcol almeno al 70%. Quindi sanificazione si intende appunto attraverso l'utilizzo di questi prodotti
che sono comunemente trovati in commercio. La sanificazione può essere fatta dallo stesso datore di lavoro, da altri soggetti, se lo ritenete, se il datore di lavoro lo ritiene opportuno, può affidarlo ad imprese di pulizie esterne. Comunque, della sanificazione attraverso questi strumenti, attraverso questi prodotti, deve essere data, diciamo, sì, registrazione. Registrazione può avvenire in qualsiasi modo il datore di lavoro ritenga opportuno, se la fa lui attraverso una scheda in cui segna giorno, data e ora della sanificazione effettuata e vi appone una sigla, una firma. Se viene fatta da un'impresa di pulizie, può essere richiesto all'impresa di pulizie che venga rilasciata una scheda, ovviamente anche quella con data, giorno e ora della pulizia effettuata, della sanificazione effettuata con tanto di firma. Per quanto riguarda invece gli impianti di climatizzazione, raffreddamento, riscaldamento, pompe di calore, impianti da reazione di ciclo dell'aria. La regione rimanda alle disposizioni che sono inserite nel rapporto dell'Istituto di Superiore di Sanità del maggio 2020, cioè di aprile 2020, è recente, in cui si danno indicazioni di come deve essere fatta la pulizia degli impianti di climatizzazione e condizionamento e di ricircolo dell'aria. Anche qui si parla di sanificazione di questi impianti, anche se poi all'interno del rapporto, quando si va a vedere negli ambienti del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, si parla sempre di pulizia, quindi pulizia dei filtri, pulizia dei componenti e così via dicendo. In quel rapporto ci sono indicate anche le misure, diciamo, sì, della sanificazione ogni quanto deve essere fatta, in ragione ovviamente della presenza nelle stanze di uno o più lavoratori, delle tipologie e caratteristiche degli impianti, di ciò che raccomanda il produttore per quanto riguarda la pulizia e sanificazione. Quindi qui bisogna sostanzialmente controllare questi aspetti. Il consiglio che qua viene dato, anche l'Istituto Superiore di Sanità dà rispetto a questa tipologia di impianti, che ove si può è consigliabile tenerli spenti. Quindi il consiglio che noi diamo è che ove si può, per ora le condizioni climatiche anche rispetto agli impianti di raffreddamento lo consentano, è tenerlo spento. Nel momento in cui ci saranno le condizioni di doverlo riaccendere, soprattutto dove ci sono impianti di climatizzazione e raffreddamento, in luoghi chiusi dove non è possibile un ricambio di aria naturale, quindi c'è sempre un ricircolo della stessa aria, beh, lì le situazioni sono un po' più complicate e quindi la gestione degli impianti sarà un po' più, diciamo, sì, approfondita e tecnicamente, diciamo, sì, più legata a interventi, diciamo, sì, di pulizia più approfondita e fatta in tempistiche ovviamente diversi. Quindi qui si rimanda appunto al rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Ripeto, ove sia possibile, come al momento, come misura di miglior precauzione, come si dice anche nell'ordinanza regionale, se non è possibile garantire questa pulizia accurata, approfondita, eccetera, eccetera, è consigliabile lo spegnimento e la massima ventilazione dei locali. Naturalmente questa è una situazione che andrà vista azienda per azienda, ambiente per ambiente. Bene, ovviamente ci sono misure per quanto riguardano il servizio mensa, per quanto riguardano la presenza di spogliatoi, per quanto riguardano altri luoghi comuni frequentati dai lavoratori, per esempio le macchinette distributrici di bevande, sono tutti le mense, sono tutti luoghi dove potrebbero aggregarsi i lavoratori. Qua occorre dare disposizione ai lavoratori ovviamente di recarsi alla macchinetta distributrice delle bevande, ovviamente alternati, non tutti insieme, di evitare aggregazione, di
se ci sono mense, bisogna organizzare il servizio mensa in maniera tale che ci sia il rispetto del distanziamento interpersonale, come dicevamo prima, nella misura di almeno 1 metro, e laddove possibile anche di più, anche 1,80 m, e che dove ci sono spogliatoi, in uguale misura si provveda ad adottare idonee misure, diciamo, di distanziamento tra i lavoratori, alternando gli spogliatoi, o se non è possibile, bisognerà chiudere i locali spogliatoi. Quindi queste sono situazioni che però ovviamente vanno viste azienda per azienda, dove vi sono la presenza di mense, spogliatoi, eccetera. Di tutto questo che abbiamo detto, bisogna dare informazione ai lavoratori, anche affiggendo nel locale di lavoro tutte queste informazioni e tutte queste misure che io ho elencato devono essere affisse nei locali di lavoro. Noi abbiamo predisposto anche del materiale segnaletico che potrà essere richiesto ai nostri uffici, e anche tramite la nostra società di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente impresa, che poi vi dirà con l'intervento di Marco Bianchini ulteriori ragguagli ancora più specifici e di dettaglio. Questo per quanto riguarda gli ambienti, i luoghi di lavoro, quindi le attività produttive, artigianali, industriali. Veniamo adesso per quello che riguarda i locali commerciali. Per quanto riguarda i locali commerciali, sapete che molte di queste misure, anche rispetto ai protocolli nazionali, sono già in vigore da tempo, e quindi le attività commerciali nel settore alimentare queste misure le stanno già ovviamente adottando da tempo, e tutti noi ne siamo ovviamente, come dire, rispettosi rispetto a quando ci richiamo appunto in queste attività per la spesa o per altre compere. Quindi il punto importante è che per quanto riguarda i locali commerciali, quindi va regolamentato l'accesso degli utenti, scaglionandolo, facendo sì che si rispetti lo spazio interpersonale, differenziando ove possibile l'ingresso e l'uscita delle persone, si raccomanda, diciamo, non è un obbligo, ma si raccomanda per i locali fino a 40 metri quadri di consentire l'accesso a questi locali di una sola persona per volta, e dove sia possibile mantenere anche la distanza interpersonale di almeno 1,80 m. Quindi è una raccomandazione che si fa a queste attività, perché ovviamente in queste attività commerciali, diciamo, c'è una rotazione, turnazione di utenza che va regolamentata attraverso queste misure. Ove possibile, si raccomanda di posizionare sui banchi, alle casse, dei pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza. L'ingresso è, questo sì, consentito solo a chi utilizza la mascherina protettiva, e possibilmente l'ingresso in questi locali deve avvenire, come sapete, attraverso il detergersi le mani oppure con l'utilizzo di guanti. Le due misure sono alternative, quindi o si detergono le mani o si utilizzano guanti monouso. Quindi gli stessi obblighi di garantire, ovviamente, di informare tutti di mantenere le distanze interpersonali, l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, ma questo lo sapete già. E ci sono poi misure per quanto riguarda il distanziamento dei mercati all'aperto, e per quanto riguarda anche qui, ove possibile, mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 m. Le misure che ho detto prima si applicano anche
agli uffici privati e pubblici e anche alle libere professioni quando c'è un accesso dell'utenza, quindi studi professionali e così via dicendo. Il protocollo anticontagio, ultima misura. Ogni azienda deve adottare un protocollo anticontagio. Il protocollo deve essere redatto dalle imprese e il protocollo deve prevedere l'impegno da parte del datore di lavoro al rispetto delle misure che abbiamo detto fino adesso. Cosa importante, l'adozione del protocollo anticontagio da parte dei datori di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività, quindi un adempimento che non si può trascurare. L'ordinanza regionale prevede che le imprese provvedano alla compilazione di un protocollo di sicurezza anticontagio predisposto dalla regione stessa tramite l'ordinanza, e questo era già previsto nella precedente ordinanza 38, rispondendo a una serie di domande sulle misure che abbiamo detto fino adesso. Hai adottato la distanza interpersonale di almeno un metro? Sì, no. Se no, hai consegnato le mascherine ai lavoratori? E via 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 via. Quindi si compila, si risponde alle domande, ovviamente assumendoci la responsabilità di quello che diciamo, perché se lo compiliamo e lo inviamo alla regione, poi una copia ce la stampiamo, la conserviamo in azienda, che deve essere mostrata agli organi di controllo nel momento in cui verranno a controllare e verificare che quello che ho scritto poi lo devo avere anche applicato come misure che abbiamo detto fino adesso. La precedente ordinanza regionale prevedeva questo protocollo diviso in due parti, uno per le attività produttive e uno per le attività commerciali, ce ne erano due, venisse inviato dalle imprese ad una casella di posta elettronica. Questa nuova ordinanza ci ha colto un po' di sorpresa perché ha previsto una nuova modalità, che è quella di una compilazione online e dell'invio alla regione tramite una procedura informatica telematica, quindi attraverso l'utilizzo dei dispositivi CNS o SPID che le imprese hanno in dotazione, complicandolo un poco però la vicenda. Su questo ci siamo mossi anche con la regione perché insomma è un sistema che complica un po' la vita, non poco alle imprese perché dovranno fare questa compilazione attraverso questi strumenti informatici, imprese che spesso hanno queste CNS in dotazione presso i propri commercialisti o presso la CNA, oppure ce l'hanno ma l'hanno scarsamente utilizzata. Quindi noi abbiamo chiesto alla Regione ovviamente di ritornare o alla misura precedente o comunque di semplificare ulteriormente questo passaggio perché non è un ulteriore appesantimento burocratico in capo alle imprese, è vero che semplifica il passaggio, ma semplifica per la regione e non per le imprese. Quindi noi abbiamo chiesto che questa procedura sia rivista. Comunque, quali sono i tempi per l'invio di questo protocollo? Allora, le imprese che hanno già inviato il precedente protocollo dell'ordinanza 38 non devono fare nulla e non devono rinviare nulla alla Regione, ancorché però dovranno, come dire, adeguarsi alle disposizioni della nuova ordinanza. Quindi il distanziamento interpersonale diventa 1 metro invece di 1,80 m, non c'è più l'autocertificazione per quanto riguarda la temperatura, quindi quello è venuto meno, ovviamente che hanno dichiarato di averlo fatto. Ovviamente non dovranno riprodurlo con la nuova ordinanza e quindi verrà meno. E quindi
non importa, è rinvio il protocollo, è valido quello che hanno inviato. Ovviamente gli organi di controllo dovranno tenere conto rispetto al fatto che sono cambiate alcune misure. E questo è quanto è scritto nell'ordinanza. Le aziende in attività, cioè quelle che sono rimaste aperte fin dalla prima ordinanza di marzo, che non hanno ancora inviato il protocollo perché i tempi per inviarli erano 30 giorni dall'ordinanza regionale, 30 giorni che scadono il 18 di maggio. Quindi le imprese che ancora non hanno inviato il protocollo, avranno, che erano in attività, dovranno inviarlo entro il 30 di maggio con questa nuova procedura che adesso vedremo, come ho detto prima, di riuscire in qualche modo a semplificare. La procedura sarà operativa online dal 6 di maggio. Vediamo se da qui a mercoledì o quando sarà, riusciremo a avere anche una semplificazione di questo passaggio che ovviamente vi porteremo a conoscenza. Le imprese invece che hanno ripreso la propria attività oggi hanno 30 giorni di tempo dall'ordinanza, che è del 3 maggio, quindi si va al 30 giugno, per inviare il protocollo con le procedure che abbiamo appena detto. Quindi in questo caso ovviamente abbiamo tempi più lunghi. Vedremo se riusciremo a intervenire sulla regione perché insomma, le imprese devono inviare il protocollo. Non sono poche, solo in provincia di Firenze ci sono 100.000 aziende e sinceramente 100.000 aziende dal 6 al 18 maggio appare estremamente complicato anche per l'accesso al sito, eccetera, eccetera. Quindi la nostra idea come associazione è quella di proporre alla regione ovviamente una tempistica più lunga rispetto alla scadenza del 18 di maggio. Ecco, queste sono le misure che compongono la nuova ordinanza regionale e che le imprese dovranno adottare da qui a breve. Aggiungo un'ulteriore informazione per quanto riguarda la questione mascherine intesa come gestione del rifiuto. Dovrebbe uscire in giornata al massimo domani una nota della regione che ci dirà che tutto il materiale anti-Covid, quindi dalle mascherine ai guanti lattice monouso, alle tute e ogni quant'altro, sarà un rifiuto assimilabile all'urbano nell'indifferenziata. Quindi l'impresa potrà tranquillamente, ovviamente, conferirlo al cassonetto, ok? Mentre per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale che già erano presenti in azienda prima dell'emergenza Covid, quindi dispositivi di protezione individuale come le mascherine FFP2, come caschi, come visiere e come ogni quant'altro dispositivo di protezione individuale, era già presente in azienda ai sensi del decreto legislativo 8108. In quel caso lì lo smaltimento dovrà avvenire come rifiuto speciale attraverso i passaggi dei conferimenti a aziende specializzate, autorizzate per il conferimento dei rifiuti speciali. Quindi tutto il materiale Covid va nell'indifferenziato urbano, tutto ciò che era DPI anche prima va come rifiuto speciale. Ecco, queste sono le informazioni aggiornate ad oggi. Adesso io passerei la parola al collega Marco Bianchini di Ambiente Impresa, che è la società di CNA Firenze Metropolitana, che si occupa di servizi in materia di ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che potrà ovviamente integrare quanto io ho detto fino adesso e rispetto anche alle attività e ai servizi che offre Ambiente Impresa. A te, Mario. Grazie Riccardo, grazie mille, buonasera a tutti.
Allora torno un secondo sulla questione protocollo, perché poi ovviamente è la questione più delicata e più spinosa. Allora, la regione nelle ordinanze precedenti aveva di fatto, accanto all'ordinanza stessa, predisposto un, diciamo così, questionario che interpretava a tutti gli effetti come il protocollo. Questo questionario in quel momento poteva essere compilato e poi inviato alla regione via PEC. Ecco, questo tipo di procedura è completamente cambiata, nel senso che la regione sta predisponendo un sito. Almeno diciamo questo si legge all'ordinanza, poi ci auguriamo magari che trovi delle modalità un pochino più semplificate di operare. Però in questo momento il ragionamento di fatto è predisposizione di un sito all'interno del quale dovrebbe essere strutturato il modello di protocollo, inteso come questionario o comunque sia come strumento che in qualche modo espliciti quali sono state le scelte preventive da parte dell'impresa, e questo questionario dovrebbe aprirsi e quindi essere disponibile al pubblico a partire dal 6 di maggio. Quindi in questo momento questo questionario non è visibile, questo modello di protocollo, diciamo così, non è visibile. A partire dal 6 di maggio invece lo dovrebbe diventare, e a quel punto la logica sarebbe che le aziende lo compilano e con firma digitale sostanzialmente lo inviano alla regione. Come diceva Riccardo poco fa, la cosa è certamente una semplificazione per la pubblica amministrazione, ma non lo è per quanto riguarda effettivamente l'attività dell'impresa, perché richiede, al di là della compilazione, ovviamente anche la disponibilità della smart card, del lettore smart card, e quindi diciamo una procedura che potrebbe essere anche abbastanza complicata, anche in virtù del fatto che solo sul territorio fiorentino appunto ci sono intorno alle 100.000 aziende, presumibilmente di queste almeno 75.000 dovranno fare richiesta nei 30 giorni appunto disposti dall'ordinanza, per cui immagino anche a livello di intasamento delle linee di assalto alla compilazione ci potranno essere dei problemi. Quindi la cosa che come ambiente impresa, che siamo appunto la società di servizio che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, la cosa che ci pare più importante è, non appena disponibile la versione o una versione cartacea o appunto l'intera versione online, la nostra idea è di fare una diretta Facebook simile a questa, a quel punto però con in mano effettivamente il modello di protocollo della Regione Toscana e organizzare diciamo una sorta di guida alla compilazione, immaginando e sperando che il modello predisposto dalla Regione Toscana non sia difforme da quello che in qualche modo avevamo potuto vedere nell'ordinanza 38, quindi quella precedente di ormai una decina di giorni fa. In ogni caso, per quesiti, domande, dubbi, anche se, ripeto, il modello in questo momento non è visibile, ma la sostanza è quella che ha raccontato Riccardo, e quindi è la traduzione un po', come dire, irrigidita, in parte irrigidita, di quelle che sono le indicazioni del protocollo nazionale. Dicevo, quindi la gran parte dei, anche se non abbiamo il modello sotto, la filosofia, la logica, la struttura a questo punto è del tutto chiara, per cui potete fare riferimento oltre che ad a CNA e ad Ambiente Impresa per dubbi inerenti le modalità di articolazione, compilazione e messa in atto appunto del protocollo anticontagio. Riccardo.
Ecco, scusate, c'era un inghippo. Dicevo Prego. che potremmo chiudere qui questa diretta e al momento in cui avremo ulteriori informazioni e delucidazioni dalla Regione sullo strumento utilizzato per l'invio dei protocolli, il sito o altre Altri disposizioni, ci strumenti. vediamo con sempre una diretta Facebook in modo da poter ovviamente dettagliare meglio l'approccio alla compilazione online del protocollo e alle misure che sono appunto richieste da parte sempre nel protocollo. Quindi io direi che potremmo chiudere qui questa diretta oggi di Facebook. Bene. Grazie a tutti, allora. Grazie Bene, ci a siamo. tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.